Buon pomeriggio, siamo molto contenti di avere di nuovo fra di noi la possibilità di intervistarlo il presidente Fioroni, proprio perché già lo scorso anno, durante gli anniversari del 45esimo anniversario, prima della strage di Via Fani e poi il ritrovamento della salma di Aldo Moro, avevamo avuto due incontri con lui che ci avevano permesso di approfondire le scoperte che erano state fatte a suo tempo dalla commissione Moro 2, sieduta appunto dal presidente Fioroni. Tante cose, comunque questo caso Moro continua ancora a generare ulteriori nuove viste, nuove possibilità, nuove scoperte in qualche occasione, e quindi è necessario continuare. Questo lo abbiamo chiesto al Presidente, proprio per cercare di mettere un po' di ordine fra tutto quello che tanti fra di noi sentono, continuano a leggere, eccetera. Proprio negli ultimi giorni, settimana scorsa, abbiamo visto varie notizie relative proprio al caso Moro. La figlia del Presidente Aldo Moro, Maria Fida, e ad esempio questo proprio fa parte della. Di una certa caso italiano, 2 settimane dopo la Cassazione ha definitivamente riconosciuta vittima del terrorismo anche per quanto riguarda la questione che riguardava il fatto che lei per un certo periodo aveva partecipato a una legislatura come onorevole. Pochi giorni fa, abbiamo sentito tutti dalla cronaca, è morta la brigatista Barbara Balzerani. Barbara Balzerani, come sappiamo, partecipa in maniera diretta alla strage di Via Fani, è una delle persone proprio che ormai riconosciute ed è rimasta sempre una irriducibile. Purtroppo si è macchiata anche dopo il caso Moro di altri omicidi e è tornata in libertà, diciamo praticamente definitiva dal 2000, era in libertà definitiva dal 2011. Ecco, non a caso proprio questo fatto della subito suscitato delle polemiche, no? Perché c'è stato un post di una docente di filosofia della Sapienza di Roma che ha ricordato la sua morte affermando: "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia, un addio alla compagna Luna." Ecco, in fondo ancora una ripetizione di quella vecchia posizione dei compagni che sbagliano, ma compagni rimangono, no? E questo, diciamo, nel 2024 ci sembra veramente un po' anacronistico. Poi alcune interviste molto importanti, molto interessanti, da Repubblica. C'è stato il generale in pensione ormai, Roberto Iucci, che ha ricordato molte missioni delicate, riservate che aveva svolto a livello internazionale anche per l'onorevole Moro, e che durante il periodo della detenzione del presidente Moro era stato incaricato di organizzare una task force per liberare l'ostaggio. Poi, qualche giorno dopo, riprendendo quella stessa intervista, Giovanni Pellegrino, presidente della commissione stragi, prende e tratterà degli argomenti che spero anche oggi di poter affrontare con lei. Ecco, io diciamo che l'interesse dell'incontro di oggi nasce da questo fatto. Sicuramente la trasmissione Report gennaio ha destato molto scalpore e ho molti amici, molti colleghi, molti associati della nostra associazione di Nuova Generazione che avevano visto i video dello scorso anno mi hanno rivolto domande, quindi diciamo, diventa anche l'occasione per approfondire le cose che ci siamo detti lo scorso anno e eventualmente anche diciamo, affrontare, giudicare quello che è stata questa trasmissione. La trasmissione era intitolata Il segreto delle Brigate Rosse, è tuttora reperibile su Rai Play e sicuramente da un certo punto di vista mi sembra encomiabile che la televisione pubblica abbia dedicato una puntata storica di contenuti su questo caso, che rimane il punto più critico, drammatico della vita sociale della nostra Repubblica. E
E quindi vogliamo vagliare proprio i contenuti che questa trasmissione ha prodotto. Vorrei fare un'osservazione generale prima di tutto. Mi sembra che la trasmissione si sia su una tesi precostituita. Sono solo io a dirlo, ho sentito anche altri. Si è presentato comunque in modo molto efficace, devo dire, e con una crescita progressiva di suspense, no? Direi che i contenuti abbiano seguito, per quello che conosco, la falsa riga dei lavori di Paolo Cucchielli, un giornalista che ha scritto diversi libri sul caso Moro, che però, almeno in certi, per certi toni, per certi contenuti, ritengo un po' esagerati. Comunque, quello che forse valeva la pena da questo punto di vista, cioè non cita la fonte, e forse questo non mi sembra molto corretto. Entrando più nel dettaglio della trasmissione, intanto ecco una cosa importante, è abbastanza significativa, non sempre è successo nel recente passato. La trasmissione parte dai risultati della commissione che lei ha presieduto. Questo già mi sembra un buon dato. Però, subito dopo, possiamo dire che ha recepito in maniera molto concreta e molto approfondita, molto consapevole parte destruens di quello che voi del vostro lavoro, ovvero il fatto che abbiate dimostrato che il memoriale, che lui lo scorso anno chiamava dossier Morucci Faranda, contiene parziali, falsità, contraddizioni, avendo lo scopo di arrivare a consolidare a livello giudiziario e di opinione pubblica una verità dicibile sul caso Moro. Ecco, questo lo spiega e lo descrive molto bene. Però poi passa a descrivere la strage di Via Fani e torna alla vecchia descrizione, cioè alla descrizione di quel memoriale. Quindi di nuovo c'è il tamponamento, c'è la presenza di servizi nazionali, di servizi internazionali, soprattutto occidentali. Non si fa nessun riferimento, e a me è sembrato veramente grave. Non si parla di tutta la scoperta del bar Olivetti, di ciò che comportava e di che significato aveva questo bar. Non si fa nessuna citazione, nessun accenno al fatto che ci fosse una presenza di terroristi della RAF. Ecco, quindi diciamo che c'è una parte destruens che è stata valorizzata, c'è tutta una serie di scoperte che la vostra commissione ha fatto che invece sono state mente iterate. Io partirei da alcune domande sui contenuti di quella trasmissione. In questo modo possiamo così anche riapprofondire le cose che ci siamo detti lo scorso anno nelle due interviste che abbiamo fatto e che ovviamente quando questa ulteriore intervista verrà pubblicata su YouTube saranno messe come link nella descrizione. Ecco, di nuovo. In questa trasmissione si è data una particolare enfasi alla presenza di un'auto Austin Morris tipo Mini, targata Roma, 50-354, all'angolo tra via Fani e via Stresa, che avrebbe coperto l'azione dei terroristi e che prende il posto del famoso fioraio del fioraio spiriticchio lì all'incrocio. Questa auto, hai risaputo, era di proprietà della società immobiliare Poggio delle Rose e questa società si può far risalire attraverso tutto un discorso che adesso non facciamo ai servizi segreti nazionali. D'altra parte, si è data anche molta enfasi alla presenza in via Fani dell'ufficiale del Sismi Camillo Guglielmi. Ecco, come diciamo, la Commissione Moro 2. Rispetto a questi aspetti, che cosa ha scoperto? Che cosa si può dire di nuovo rispetto a queste due cose che vengono enfatizzate così tanto? Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito. Alcune precisazioni in premessa. Noi abbiamo operato come commissione d'inchiesta con un largo potere, ma agendo come la magistratura, per cui non abbiamo né le licenze poetiche di report, né dei saggisti, né degli scrittori, né di dare corpo o materializzazione a ipotesi,
suggestioni, ma solo alle cose che sono provate e comprovate, né tantomeno alla realizzazione di splendide opere d'arte come l'ultimo film di Bellocchio. Quindi questo per capirci. Noi siamo riusciti ad operare perché abbiamo messo nelle nostre relazioni, che sono come sentenze approvate all'unanimità dal Parlamento italiano, ciò che era approvato, ciò che era dubbio, che era suggestione, che era coincidenza, che riportava e rianimava una saggistica infinita, una serie di fiction, produzioni letterarie infinite, se non provata, è rimasto ai margini del nostro operato, perché altrimenti, come ha scritto la Commissione, avremmo continuato a dar corpo a quel depistaggio per esagerazione che sotto una mole infinita di attese vere, presunte o verosimili ha seppellito le verità non dicibili ma concrete che c'erano. Questo lo mettiamo come premessa. Detto questo, entrando nel merito, l'Arst in Moslis, noi ci abbiamo lavorato a lungo, era di proprietà del signor Patrizio Bonanni, che come tale era socio dell'immobiliare Poggio delle Rose, che aveva delle cointeressenze di lavoro con la società Fidreb. Fidreb, questo sì, che era società di copertura delle operazioni del SISDE. Sicuramente l'abbiamo trovata una coincidenza significativa, abbiamo tirato fuori di tutto e di più quello che restava a anni e anni di distanza tra i rapporti esistenti tra la Poggio del Sole, la Fidref e Bonanni. È restata una coincidenza significativa, ma non siamo riusciti a dimostrare nulla di più. Quindi la coincidenza significativa è una suggestione che a tutti noi colpisce. Ci abbiamo lavorato per mesi, abbiamo intrecciato tutto l'intrecciabile, ma le operazioni di fantasia non rientrano nell'operato di chi vuole indagare con serietà e anche con verità. E questo è. Agli atti della commissione sondare si vede l'immenso lavoro che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto dal GICO della Guardia di Finanza, quindi con dettaglio, ma al di là di queste coincidenze, della coincidenza, non è emerso nulla né a carico della singola persona né a carico delle società operanti insieme in alcune operazioni immobiliari. Il colonnello Guglielmi era sicuramente presente in Via Fani e c'era e non è stato possibile smentirlo, come non è stato possibile smentire la sua presenza e della moglie per amicizia a casa del colonnello D'Ambrosio. Punto. Abbiamo inseguito di tutto, anche qui i nostri consulenti hanno cercato di dimostrare collegamenti certi dell'identità di Guglielmi, dell'operatività di Guglielmi. Ne abbiamo ricostruito per intero la vita, ma anche qui, al di là della suggestiva coincidenza, che menti fervide possono far operare, ma in concreto non è emerso altro che c'era e non era smentibile, come non era smentibile che è andato da D'Ambrosio e con D'Ambrosio era legato da motivi di amicizia. È altrettanto vero che noi abbiamo fatto per la prima volta una perizia fatta dalla polizia scientifica, che è stata utilizzata da noi, poi successivamente dall'antimafia, che ha evidenziato cose molto significative, ulteriormente, che sicuramente i brigadisti presenti erano di più, e questo ricordiamocelo sempre, già emerso in forma non indicata nel verbale della Stasi, dell'ufficio scorte della Stasi, che si dice che il rapimento Moro è simile a quello di Miller, per Miller c'erano 20, per Moro saranno state almeno 40. Noi a fatica siamo arrivati a 11, 12, ma la logistica ci porta a dire che questo c'era, come ci porta a dire nella correlazione che c'erano i due terroristi della RAF, che c'era la moto di supporto, che c'erano le dichiarazioni fin da allora che dicono Achtung, Achtung, che poi sono state non perseguite, no? Che c'erano tedeschi a Via Gradoli 96, che erano in quella stanza dove c'era anche la Balzarani, che c'erano casco integrale, arrivavano la sera e andavano via, quindi li abbiamo dimostrato. Teniamo presente che c'erano anche presenti lì senza dubbio anche Nisda, ci sono tutti con la lontana, ma era lì alle 9:15. È vero anche che c'era il bar Olivetti, che per 44 anni nessuno ha visto.
Baro Olivetti che ha aperto la pista palestinese dei contatti perché vendeva armi ai palestinesi, ai cristiano maroniti, alle versioni di destra, alle versioni di sinistra, e che è stato occultato. Diciamoci la verità, su Via Fani non si può prendere come un franchising le relazioni della commissione. Noi abbiamo dimostrato che i killer erano quelli che hanno sparato a colpo singolo, 5 colpi, e hanno ucciso Leonardi, Ricci e lasciato intatto Moro, e la macchina a sobbalzi si è andata a fermare. Quello che ha sparato con 76 colpi, 96, quello che era, non mi ricordo più il nome, l'ha mandato a finire nei bagni, nelle finestre e ovunque. La ragazza alla pari del giornalista De Chiara sente con chiarezza Ktunga Ktunga, e i passanti parlano di una donna con il cinione, cioè, quindi le novità ci sono. Dove abbiamo potuto andare in fondo, le abbiamo messe dentro, le altre due restano due coincidenze. Guglielmi c'era e l'Austin Martin di quella società c'era. Abbiamo perseguito dopo 45 anni quello che c'era. Forse se le BR si dessero un pochino da fare, oltre ai percorsi di riconciliazione, che per noi siamo credenti, è la dimostrazione dell'efficacia della grazia di Dio, se fossero anche compartecipi nel farci capire quello che solo loro possono farci capire, sarebbe un passo significativo. Rispetto all'ufficiale Guglielmi, diciamo che la prima giustificazione che lui dà non è molto, diciamo, valida, no? E quindi crea subito qualche sospetto perché dice: sono a pranzo. Mi sembra appunto l'ufficiale Ambrosi. Sì, l'ho detto, sì, però No, non diciamo alle possiamo. 9 di mattina andare a pranzo è un po' Però strano. è strano alle 9 di mattina andare a pranzo ed è strano che ci sia andato con la moglie. Poi io non partecipo a scrivere i gossip e quindi ti dico quello che è dimostrato. Il gossip che riguarda le vicende private di vita di personaggi, peraltro alcuni dei quali scomparsi, credo che non spetti a noi. È Ok. soggettivo. Stuzzicante, ma per fare le sceneggiature di un film, non per fare un'indagine seria. Non abbiamo stuzzicato neanche la presenza di Nirta, che se mi permette anche questa è abbastanza significativa, alle 9:12. Però c'era il Baro Olivetti che vendeva loro le armi e c'era il clan di Stefano legato al clan Nirta che ci aveva pagato 1 milione di euro per avere, e tutti ci hanno creduto, le 1 milione di lire. detonazioni, 1 milione di lire, sì, per comprare i detonatori dei fuochi d'artificio, quindi diciamo. Riprendiamo sempre dal testo della trasmissione, perché questa è un'altra di quelle argomentazioni che ho sentito e che ho letto in diversi testi. Nei documenti della Commissione Moro II emerge che il 15 marzo del 78 a Fiumicino. Ecco, intanto volevo capire se questo è vero, se arriva dai vostri documenti. Fiumicino atterra un aereo con 3 uomini dei servizi segreti libici, ricordo, e riparte il giorno dopo, il 16 marzo, proprio il giorno del rapimento di Moro. Vennero identificati 2 dei 3 passeggeri presenti, cittadini libici, ma l'identità della terza persona venne tenuta segreta dal SISMI, e ciò dimostra che il soggetto era da tutelare al massimo. Nel febbraio del 1985 Editori Riuniti pubblicherà il libro Il mandarino è marcio, scritto da Mimmo Scarano e Maurizio De Luca, dove si parla dell'ex agente della CIA Edwin Wilson e dei suoi legami con la Libia. I due autori, chiaramente imbeccati da una fonte del SISMI, scrivono che Wilson era a bordo di quell'aereo. Wilson è il capo del Secret Team, fu messo sotto processo negli Stati Uniti per la sua attività di intelligence clandestina, fatta di addestramento e forniture di armi a terroristi di mezzo mondo, avendo come principale fine la lotta al comunismo. Il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti statunitense condusse un'inchiesta che stabilì che quegli agenti avevano realizzato una propria scuola di terrorismo in Europa, guidati da Theodore Shockley, il vice direttore delle operazioni clandestine della CIA. Ecco, qui c'è un'affermazione che direi abbastanza importante, che mi piacerebbe appunto che lei commentasse. La seconda commissione Moro ha fatto cadere su queste indagini un segreto archivistico che potrà durare da 30 a 50 anni.
È vero che la Commissione Moro ha prolungato questo segreto di questi documenti riservati di cui sarebbe entrata in possesso per quanto riguarda il Secret Team? La creatività al potere è una delle cose più belle e quindi a noi ci affascinano sempre le domande creative. Noi abbiamo indagato su tutto questo che è stato detto, l'arrivo dell'aereo che è stato dimostrato essere arrivato, delle tre persone, è stato dimostrato di essere arrivato perché abbiamo rintracciato le carte che ne parlano. C'è stato un intero libro del 1985 che dice quello che dice Report, magari dimenticandosi di dirlo. No, no, Noi lo citano, quel libro lo citano. non abbiamo prolungato nulla, perché per essere chiari, noi abbiamo fatto una delibera il 22 febbraio del 2018, l'ultima seduta della commissione, in cui abbiamo preso atto delle cose che erano in nostro potere decidere. Perché nel giorno in cui il Parlamento viene sciolto e non viene più convocato, la Commissione non ha più nessun potere, tantomeno ha la potestà di segretare o di desegretare. La Commissione ha la potestà di prendere gli atti, di vederli, di fotocopiarli, di utilizzarli, ma la titolarità della desegretazione è in carico all'organo che l'ha prodotto, sia esso nazionale o sia esso straniero. Io Commissione posso vederlo, ma la sua divulgazione, se l'ente X o l'ente Y l'ha segretato e mantiene il segreto fino a, non è potestà della Commissione poterlo desegretare. Noi le uniche cose che abbiamo non desegretato, ma questo è esempio del Secret Team, che non siamo riusciti ad avere prove concrete e sufficienza di tempo per approfondire, noi come lavora la Commissione? La Commissione fa indagini con segnalazioni che fanno gli ufficiali di polizia giudiziaria o i magistrati, che arrivano alla Commissione, che la Commissione poi accoglie e fa proprie nelle relazioni oppure approfondisce. Quando non c'è la certezza delle segnalazioni degli ufficiali giudiziari o dei magistrati, non perché loro non abbiano lavorato bene, ma perché non si è riusciti a fare le prove sufficienti e l'indagine decade perché decade il Parlamento, noi trasmettiamo alla Procura della Repubblica. Perché abbiamo trasmesso alla Procura della Repubblica? Proprio per evitare che, se non trasmessi alla Procura della Repubblica, questi atti rimanessero all'interno generico della Commissione e sembrassero un prendere che ognuno piglia, lo usa quando gli pare, ci fa un film, una sceneggiata, un libro, senza avere a cuore l'accertamento della verità. Allora noi, ritenendo queste cose interessanti ma non sufficientemente provate, abbiamo trasmesso agli unici organi che possono continuare l'indagine alle procure interessate affinché facciano le indagini preliminari e alla fine delle indagini preliminari decidano che cosa fare, andare avanti con l'indagine, archiviare l'indagine e conseguentemente anche decidere quali di quegli atti possono essere pubblici e quali di quegli atti non possono essere pubblici. Quindi la nostra volontà di mandare tutto all'autorità giudiziaria con nostra decisione, proprio per impedire che restassero delle relazioni che non si potevano approfondire, che non si potevano provare. Io, con tutto rispetto, leggo un libro, ma un libro è un libro. Se io nella veste di presidente di una commissione di indagine con potere di giustizia inquirente e giudiziaria, ho la necessità di non lasciare nulla appeso. Quindi, se io scado perché finisce il Parlamento, è mio dovere trasmetterla all'autorità giudiziaria con tutte le relazioni che mi sono state portate e dirgli: guarda, io non ho sufficientemente prove né per dire che non è niente né che però è, anzi, ritengo che qualcosa ci sia da guardare, guarda che cosa intendi fare. La magistratura fa le indagini preliminari e decide se andare avanti o desecretare. Questa è l'unica cosa che ha fatto la Commissione, così evitiamo di ridire cose che non sono vero, non so se non sono stato chiaro. Quindi noi non abbiamo apposto né prolungato né ridotto nulla. Noi abbiamo mandato tutto quello che potevamo all'archivio storico. Quello che non abbiamo mandato è quello dove le fonti che lo hanno prodotto non hanno tolto il segreto, e questa è una legge dello Stato, o quelle su cui ci sono in atto le indagini della magistratura che sono coperte dal segreto istruttorio, perché non ci siamo sentiti di dire che quella roba non era nulla.
Quindi due aspetti. Lei smentisce questa affermazione. La seconda Ma non commissione è che io Moro ha la fatto. smentisco, è purtroppo la legge non ammette ignoranza. Se uno ignora la legge non è colpa mia. Benissimo, questo è chiaro. Diciamo, rimangono ancora due aspetti, vorrei chiarire proprio bene. Quindi, questa documentazione del Secret Team adesso a chi è in carico? Alla Quale Procura della ente? Repubblica, credo che sia la Procura della Repubblica, no, c'è sicuramente la Procura della Repubblica di Roma, non so anche se c'erano altre procure in base alle cose. Okay, quindi lei ha trasmesso, lei, la Commissione ha trasmesso tutti questi atti alla Procura di Roma. Anzi, possiamo dire a quali procure avete trasmesso degli atti? Mi sembra quella della Calabria. Quella di Reggio Calabria, mi sembra quella di Genova, sono 8, non me ne ricordo. Otto. Sì, ma per vari episodi, cioè tu Giusto. incroci in tante cose e quando tu c'hai delle segnalazioni, ma poi la segnalazione non ti consente di dire non è nulla. Io onestamente sul libro avrei detto chi vuole se lo legge, ma se c'ho ufficiali di polizia giudiziaria e magistrati che mi fanno delle annotazioni, e non riesco ad approfondire l'annotazione perché finisce io leggo che è qualcosa che mi desta attenzione e la trasmetto agli organi che dopo di me possono seguirla. Ecco, diciamo, come sua impressione o quello che si può dire, secondo lei questo Secret Team c'entra? Questione del caso Moro? Quando la magistratura avrà finito, vi dirò che cosa penso io come libero pensatore. Adesso è troppo presto. No, cioè, queste sono cose, purtroppo, dottoresse, sono cose, è una cosa che io ritengo seria, cioè, noi non è che l'abbiamo trasmessa per perdere tempo, l'abbiamo trasmessa perché la cosa che non se ne poteva più, è che si chiudeva la commissione con infinità di relazioni, ognuno ne pigliava una senza approfondirla. Allora, per me quella era la verità, per me una relazione che diceva l'opposto era la verità. E abbiamo contribuito, non volendo, ma in perfetta buona fede, a creare una mole di carte e di aspettative che hanno allontanato la verità. Allora, siccome noi ovviamente non abbiamo mandato alle procure le cose che ci sembravano banali, abbiamo mandato alle procure le cose che meritavano di continuare a essere oggetto di indagine preliminare. Noi l'indagine preliminare non l'abbiamo potuta fare. Lasciare la segnalazione senza aver risposto all'onere di fare la verifica era troppo comodo. Benissimo, mi sembra chiaro. Ecco, nella trasmissione si parla delle varie prigioni di Moro. Questo, al di là del fatto che ne parli il report, comunque è un argomento di cui si parla in generale. E in questa trasmissione viene fatta una lista che sarebbe stata di nuovo prodotta dalla Commissione Moro 2, via Massimi 91, e questo mi sembra un dato appurato, è sicuramente una delle acquisizioni più importanti che ha fatto la Commissione Moro 2. Però da lì Moro sarebbe stato trasferito a Villa Odescalchi, a Paolo Siale, a Roma, sul mare. Altre prigioni di Moro sarebbero poi in via Sant'Elena 8, al ghetto ebraico, dove abitava Laura Di Nola, una donna vicina all'EBR e al Mossad, quindi il servizio segreto israeliano. E un ultimo covo sospetto è quello di via Chiesa Nuova 8, frutto di una confidenza che il capo della polizia a Parisi avrebbe fatto a Pino De Lutis, consulente della commissione parlamentare stragi, che infatti è una delle confidenze che poi Pino De Lutis farebbe a Cucchiarelli. Questo via Chiesa Nuova 8 è stabile nella disponibilità della Guardia di Finanza e sarebbe stato il covo della riconsegna. Rispetto a questo tema delle varie prigioni di Moro, che cosa ha veramente appurato la commissione da lei presieduta? Dunque, questo mi consente di ribadire quello che ho detto prima. La Commissione si muove con consulenti che fanno la loro ricerca. Mi faccio una. Quante sono le sedi che hai elencato? 6 o 7? Forse sei. Anzi, addirittura cinque. 5. Ecco, se lei sta presente questo, ognuna ha la sua segnalazione, la sua fonte di verità, e il problema è che in questo giro di Roma, di Moro bisogna verificarle. Noi siamo arrivate alle relazioni, alcune le abbiamo verificate, noi abbiamo verificato via Massimi,
con mesi di lavoro, abbiamo verificato via Montalcini con mese di lavoro, tutte le altre le abbiamo trasmesse all'autorità giudiziaria perché verifichi, perché non abbiamo fatto sufficiente istruttoria per poter dire questo sì, questo no. Poi le garantisco che ce n'è anche qualcuno in più di sedi, come io non sto sminuendo il lavoro dei consulenti, però per poter dire via Massimi si è dovuto fare un lavoro enorme per realizzare che, e abbiamo dimostrato che cosa? Abbiamo dimostrato che lì sicuramente a via Massimi 91 è avvenuto lo scambio delle auto, ma siamo riusciti a dimostrarlo perché l'accesso su via Massimi, non dal garage di via della Balduina, ma l'accesso su via Massimi era sterrato, c'erano delle particolari infiorescenze, c'erano dei cani e dei gatti randagi che possono spiegare le infiorescenze e i peli trovati sulle auto. Abbiamo spiegato anche il sangue, perché siamo andati a ricostruire qual era l'apertura e chiusura delle porte con degli spigoli in ferro, che se la macchina era larga, chi entrava dentro per uscire poi si feriva, ed ecco perché c'era il sangue sulle auto. Quindi noi abbiamo dimostrato con certezza che lì è avvenuto lo scambio delle auto. Poi c'è un forte sospetto che quello sia stato il primo luogo di prigionia di Moro, perché abbiamo trovato le dichiarazioni del primo test che a cui gli diede 5.000 lire la sezione di controspionaggio della Guardia di Finanza, che fu riferito. Abbiamo dimostrato che c'era dal garage l'ascensore che portava su direttamente. Abbiamo anche trovato, secondo noi, quello che poteva essere. Ma perché non l'abbiamo messo nella relazione? Così capisce come abbiamo lavorato. Se lei parla con il 99,9% dei membri, dice, ma lì c'è stato, no? Però non avendo noi avuto la possibilità di ottenere se quella locale. Locale dove stava era stato condonato ma preesistente al 1978, manca la prova provata che quello non abbiamo fatto, che sono venute dopo. Purtroppo è decaduta la commissione e infatti noi non abbiamo parlato del colo, abbiamo parlato di quello che abbiamo potuto appurare. Poi abbiamo dimostrato che c'erano due signori brigadisti di complemento che hanno ospitato Prospero Gallinari nel periodo tra settembre e dicembre. Quello è un fatto molto importante. Abbiamo denunciati alla Procura della Repubblica, però capisce bene che così la denuncia per favoreggiamento è su tutti i liberi. Il concorso nella prigione di Moro, perché se hanno favoreggiato Gallinari e c'è stato lo scambio di auto lì, ma Moro è rimasto, li rendeva perseguibile oggi. Su questo sta lavorando la Procura della Repubblica. Noi non abbiamo potuto lavorare per dimostrare se c'era o no il cogo lì. E io mi rendo conto che anche per la Procura della Repubblica, dopo 46-47 anni, non è semplice trovare. Noi ci abbiamo messo, questo è un cogo, ma lì nel cogo noi abbiamo trovato tutto, le relazioni che ci giravano, come ci giravano, le strane omissioni che avvenivano, perché in quella palazzina, se lei si ricorda, ne parlavamo l'altra volta, c'era la società dei servizi segreti americani, i libici che hanno depistato le brigate rosse e i palestinesi perché non sapessero mai. Quindi c'era un cacervo di roba che è avvenuto lì. L'altra dove abbiamo lavorato molto è via Montalcini, dove abbiamo fatto un incidente probatorio, siamo andati a ritrovare la Renault 4 da allora, da metterla dentro. Abbiamo dimostrato che comunque è falso quello che hanno raccontato, la pietà verso Moro. Ma quale pietà? Ammazzato per fare un rito di sanguinamento con molta attenzione affinché soffrisse nell'agonia della morte per dissanguamento. E la macchina nella porta basculante che abbiamo ricostruito rimaneva mezza fuori, lo sparo si sentiva sia ai piani superiori che gli uccellini soprattutto della villa di fronte. Quindi non possiamo dire non è stato ucciso lì, ma è molto molto improbabile, se non impossibile, che sia stato ucciso lì, perché avrebbe richiesto ai brigadisti una tale leggerezza che va in antitesi con il loro modo di operare fino allora. Sì, questo la ringrazio, mi sembra che sia molto chiaro. La parte più rilevante di questa trasmissione è rappresentata, diciamo, quella che ha creato più sospanso, no? È quella dichiarazione di Claudio Signorile, che all'epoca era vice segretario del Partito Socialista. Abbiamo già ricordato nelle passate trasmissioni, nell'intervista che abbiamo fatto lo scorso anno,
seguiva le trattative segrete volute dal segretario Bettino Craxi per la liberazione di Aldo Moro. In particolare teneva i rapporti con il potere operaio, autonomia operaia di Roma. Ecco, io qui adesso riporto, in particolare mi sembra che le dichiarazioni di Claudio Signorile siano abbastanza importanti e vale la pena commentarle su due aspetti. Il primo è come lui giudica il falso comunicato numero 7, quello del lago della Duchessa. Signorile dice: riporto proprio le testuale perché tra l'altro c'è il testo scritto di tutta la trasmissione che abbiamo recuperato in rete. Claudio Signorile dice: è un segnale questo comunicato, questo falso comunicato numero 7, è un segnale alle Brigate Rosse. E il giornalista commenta: sappiamo dove state, e Claudio Signorile, e vi veniamo a prendere quando vogliamo. E Paolo Mondani, il giornalista, continua appunto: ma io voglio sapere, lei ebbe contezza del fatto che le Brigate Rosse non sono più le Brigate Rosse? Claudio Signorile risponde: non sono più quelle che dominano. Ecco, il lago della Duchessa, perché io insisto sempre su questo, è il segnale. Questa idea militare legata al rapimento e alla gestione non c'è più. Paolo Mondani chiede: ma lei concretamente a cosa pensa? Ai servizi segreti americani? Signorile, una parte. Paolo Mondani: diamo un nome e cognome almeno a quella parte, qualche soggetto, diciamo. Signorile, io quello che pensavo, che sapevo, era che questa continua presenza, che soprattutto nell'ultimo periodo era diventata quasi ossessiva, dei servizi inglesi. Paolo Mondani: mi interessa capire se lei ebbe non solo la sensazione, ma la consapevolezza, perché così le fu detto di essere stati i brigatisti sostituiti. E Claudio Signorile commenta: no, un professionista non ti sostituisce. Ah, non certo, ti affianca. Claudio Signorile mette in mano la pistola, si mette dietro le tue spalle, ti alza la mano, alza e preme il grilletto. Un professionista, e poi se ne va. Ecco, lei rispetto a questo e anche rispetto al lavoro della Commissione Moro, che cosa possiamo dire del lago della Duchessa e del falso comunicato numero 7, che ormai sappiamo è stato fatto da gente della malavita di Roma, imbeccata dal consulente americano Piesnik? Dunque, signorile sostanzialmente riferisce al report quello che ha detto nell'audizione del 12 luglio 2016 della commissione Moro con la teoria del sequestro etero diretto. Come tutte le teorie, non è che vengono messe in discussione se non dall'eventuale ritrovamento di prove consistenti e certe. Quindi noi abbiamo seguito questa strada di signorile per ricostruire quelle ore. L'abbiamo fatto interrogando il prefetto Mosini, il commissario Cioppa, direttamente interessato in quelle ore, ma le risposte non hanno dato elementi di certezze tali da poter dire è così come sono evidenziate. Abbiamo proseguito interrogando Gennaro Acquaviva, Giuseppe Zamberletti, e proprio in questo percorso per dimostrare, non il tentativo certo di signorile con il Partito Socialista, di provare a liberare Moro, ma il termine passaggio di mano, eterodirezione, che sono suggestioni ma che devono consustanziare con delle prove che, seguendo tutti questi, non abbiamo minimamente trovato. Però abbiamo trovato un'altra fonte di trattativa per la liberazione di Moro, che è stata individuata a Milano sulla libreria Clarusca e avendo a soggetti che giravano Aldo Bonomo, Umberto Giovine e l'avvocato Guiso, che erano stati a loro volta indirizzati in questa trattativa dalla spinta del giornalista Walter Tobagi, che poi sarà ucciso Prima linea, mi sembra. dalle Brigate Rosse.
Certamente il falso comunicato del Lago delle Grutesse, come la pista di Gradoli, mandano una serie infinita di messaggi e creano un'attivazione che abbiamo riscoperto a macchia di leopardo. Si attivano tanti e molti, ma abbiamo perseguito tanti fili che non hanno mai portato a soluzione, con le prove e con le certezze, con le suggestioni, le ipotesi o le deduzioni o le interpretazioni politiche, ce ne sono infinite, ma questi non erano i compiti della magistratura, della commissione. Quindi noi le abbiamo seguite tutte, abbiamo trovato addirittura un secondo luogo di trattativa che forse ha anche favorito la comunicazione tra la prigione di Moro e fuori prigione a Milano con i soggetti di cui abbiamo parlato, ma la prova certa dell'eterodirezione non è avvenuta. Ma seguendo questo, abbiamo dimostrato che Antonio Chicchiarelli l'ha generato, lui era lo snodo tra Magliana e i servizi, è stato ucciso nell'84, fuori dalla egida di lavoro della commissione, ma anche questo sicuramente è un fatto importante che meriterebbe di essere indagato, seguito, ma non erano nei compiti della commissione. Però, seguendo questo filone, indubbiamente un passaggio di mano è avvenuto ed è il passaggio di mano che la commissione individua, quello su cui ci sono certezze. Cioè, la certezza è che l'operatività di Moro all'interno del covo genera una frattura, la capacità di Moro di condividere, di cercare di coinvolgere fino allo sfinimento, in una elaborazione comune, i vari membri della colonna romana, fa sì che si genera una spaccatura tra i romani, Morucci, Paranda e chi stava con loro, e la parte che fa capo a Moretti e risponde alla colonna europeista di Genova, di Dura, no? E anche ai generici centri BR toscani che non si sono mai identificati. E questo passaggio di mano c'è di sicuro dentro le BR. Cioè, la guida passa dalla colonna romana delle BR alla colonna operaista a cui risponde Moretti insieme con Dura e il resto dell'esecutivo nazionale, che ha deciso che Moro va eliminato e sono loro che lo prendono in cura. Quindi Morucci, quando fa la telefonata, esegue che gli dicono: dai questa comunicazione, ma gliela danno. Non c'è più lui Moro nelle proprie mani, non c'è più lui Moro nelle proprie decisioni, sono altri che ce l'hanno. Lo dimostra il fatto che Abbia Montalcini, in tre descrivono ognuno una morte che non ha nulla a che vedere con la morte vera. Quindi ognuno ci mette del suo. Quindi il passaggio di mano c'è sicuramente, ma è all'interno della colonna romana. Il resto, l'eterodirezione, i servizi, non ci sono prove. Di questo abbiamo trovato sufficienti riscontri. L'altro aspetto, sempre delle dichiarazioni di Claudio Signorile, sono relative invece proprio al 9 maggio. No? Claudio Signorile il 9 maggio viene invitato in Cossiga, all'epoca ministro degli interni, al ministero, e appunto a prendere un caffè. Chiesto che cosa accade. Vado, gli dico. Ero convinto perché lui pensava che la cosa finisse bene. Quindi, Signorile, quella mattina va al ministero, invitato da Cossiga, con l'idea di dire: forse la trattativa è andata in porto e Cossiga mi ha chiamato proprio per, come dire, insieme festeggiare questo evento. E che quindi Moro sarebbe stato liberato di lì a poco. Quello che pensa Claudio Signorile quando va al ministero. E dice, poi si accende il cicalino e dal cicalino la voce, due messaggi, il primo, la macchina rossa, eccetera, eccetera, dentro, secondo, dopo qualche minuto, la nota personalità, linguaggio burocratico del Ministero degli Interni, la personalità si tratta, eccetera, eccetera, mi dice, mi devo dimettere e io dico, fai bene, ci abbracciamo. Quindi voi ricevete la domanda, voi ricevete tra le 9:30 e le 10 la comunicazione che la nota personalità è morta. Cioè che Moro è stato trovato a Via Caetani morto. Invece la telefonata di Morucci al professor Tritto dice lo trovate in Via Caetani è delle 12:15.
Claudio Signorile commenta: Morucci fa la telefonata quando gli viene detto di telefonare, non gli viene detto che Moro è morto, di telefonare, attenzione. Il problema è che quella di Morucci sembra una sceneggiata, e Claudio Signorile commenta: ma lo è sicuramente. Sceneggiata organizzata da chi? Da quelli che lo hanno ammazzato. Ecco, fa questo. Intanto è vero che al Ministero degli Interni sanno. Inizia alle 10:30 del mattino, quando invece poi diciamo la notizia arriva alle 12:15, e quindi da quello che mi ricordo Cossiga va lì intorno alle 13. Dunque, le dichiarazioni che ha fatto Signorina a noi sono le stesse, non so se alle 10:30 o alle 11 poneva Allora, più o meno, quota sì. della comunicazione. Non mi ricordo se alla Commissione parlò di una telefonata o di un cicalino, credo più di una telefonata. Cossiga era convinto, quanto ricordo a tutti, che tutti si aspettavano quella mattina, perché c'è un pezzo che la Commissione racconta, ma che fa meno gossip, quindi essendo provato non interessa a pochi. I carabinieri avevano avuto l'incarico di rintracciare la brigatista Besuschio, quella che non fa la domanda per la richiesta di essere graziata, ma Presidente Leone, il guardasigilli, danno la disponibilità a fare il letto di clemenza verso la Besuschio. Noi abbiamo dimostrato che questa cosa è talmente vera che abbiamo trovato l'ufficiale carabinieri che rintraccia dove sta la Besuschio. La mattina si sapeva, e lo sapeva anche il signor Miri, che Fanfani sarebbe intervenuto presto alla direzione della DC e sarebbe avvenuto il gesto umanitario che avrebbe reso ancora più aspro lo scontro tra la colonna romana e quelli che avevano già deciso che Moro doveva essere ucciso. Quando Signorile va, anche così che è convinto che questa trattativa poteva andare in porto, perché poi c'era l'altra parte della trattativa, che era la consegna del denaro da parte di Curioni per conto di Paolo VI. Molto probabilmente l'annuncio che la cosa salta avviene dalla comunicazione di Macchi a Cossiga, che gli dice: purtroppo la nostra trattativa è saltata. Se è saltata quella, è saltata anche l'altra che doveva portarne alla sua liberazione. Queste sono le cose che abbiamo trovato certe. Poi, con l'interrogatorio di Mosino, di Cioppo, di Acquaviva, di Zamberletti, nessuno conferma la presenza in loco dell'auto prima, come anche gli interrogatori. Quindi, sa, a distanza di anni, se erano le 11 o le 11 e mezza, poco cambia, ma questo è il quadro. Si aspettava una liberazione, il gesto umanitario, l'intervento di Fanfani, e invece evidentemente chi ha ammazzato Moro ha accelerato le tappe proprio per far saltare ogni forma di dialogo e di clemenza. Questo è ciò che mi sembra provato. Il resto sono stati scritti molti libri, ci sono state alcune condanne per calunnia perché ci dovevano essere pure gli atti ufficiali. Quindi, diciamo, queste sono le cose provate. Era la mattina che doveva essere liberato, viene detto non si libera più perché il mediatore se n'è andato, Cossiga registra questo, poi cambio di mano. Le ore non riesco a metterle in fila, ma sicuramente sono le ore dell'alba. Viene eliminato Moro e poi partono le comunicazioni. Il mediatore chi sarebbe? Il mediatore per il Vaticano, se lo sapevo, sarebbe stato un grande scoop. Questo è quello che viene detto. Chi ci ha seguito la trattativa è andato via. Io ho una persona in testa molto chiara, ma purtroppo, non avendo le prove, ma solo forti indizi, non ne parliamo. Questo è quello che riferisce una serie di testi infiniti vicino a Don Curioni, che quello che per il Vaticano aveva seguito questa intermediazione sulla parte economica, perché l'altra era seguita sul versante del gesto di clemenza, getta la spugna perché dice: no, ormai è partita. È lì che cambia di mano da Morucci Paranda agli altri. Ecco, però se non mi ricordo male, lei stesso la volta scorsa ci ha raccontato che Macchi già, e anche Moro viene a sapere già il 5 o il 6 di maggio
saltata, tant'è vero che negli ultimi giorni Moro non mangia più. Sì, E quindi perché Cossiga ancora il 9 pensa che invece possa ancora andare in porto? perché molto probabilmente fino alla fine tentano di, è come chi anche di fronte alla realtà crede in un miracolo. È difficile pensare a un complotto perché lì tutti pensavano che si potesse realizzare, poi purtroppo non si realizza. Non si realizza e il mediatore scompare. Forse piglia un aereo e cambia stato. Ah. Ecco, su questo magari ci torniamo. No, su questo non ci torniamo perché se no divento come tutti gli altri, esprimo delle opinioni personali che non No, contano. chiaro. No, ci torniamo nel senso che a questo punto io lascerei la trasmissione Report. Mi sembra che le cose più importanti, almeno dal mio punto di vista, che andavano chiarite, le abbiamo affrontate tutte. Io invece vorrei tornare con lei una cosa che non abbiamo ancora mai affrontato, anche nelle interviste precedenti, che cosa avviene dopo l'assassinio di Moro. Una cosa l'ha citata anche lei adesso e mi sembra molto importante. Appunto il fatto che ormai sappiamo con certezza, e questo l'avete appurato voi per la prima volta, Prospero Gallinari, uno dei personaggi sicuramente della colonna che partecipa alla strage di Via Fani, sicuramente si è autoaccusato di aver ucciso Moro, mi sembra, è uno dei tre che si è autoaccusato. Quindi comunque un personaggio sicuramente molto importante, molto significativo, passerà 2 o 3 mesi a massimi 91, ospitato da questa coppia che viveva in questo stabile dello Ior. Ma come mai c'è arrivato Prospero Gallinari? C'è arrivato perché appunto ad agosto il governo, diciamo, riprende un po' in mano la questione e ridà dei poteri speciali al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ricostituisce i gruppi antiterrorismo. E quindi dalla fine di agosto questi gruppi ripartono. Un primo grande successo, sicuramente, è il fatto che vengono sgominati a ottobre alcuni covi delle BR a Milano, in particolare quella di Via Montenevoso. In particolare si trovano molti documenti rilevanti, parti del memoriale di Aldo Moro. Ecco, io già qui vorrei fare con lei di fissare un attimo la questione. Che cosa succede? Una delle cose gravi, evidentemente, molto importanti, che tutti temono, soprattutto a livello politico, a livello istituzionale, a livello militare, è la possibilità che Moro abbia divulgato dei segreti militari, soprattutto riguardanti l'alleanza atlantica della NATO. Quindi a quel punto, oltre evidentemente a eventuali altri segreti del partito della Democrazia Cristiana, del governo, eccetera. Quindi da quel momento in poi, forse una delle principali attività anche del nucleo della Chiesa è proprio quello di andare a cercare questi memoriali, queste carte, le carte di Moro. Ecco, su questo, su Via Montenevoso, lei che cosa ci può dire? Guarda, io li posso riferire perché come immagina è fuori dal nostro orizzonte che termina a maggio del 78. Però noi abbiamo sulla vicenda Gradio, noi non siamo mai riusciti a dimostrare nessun passaggio di carte nella trattativa per liberare Moro. E abbiamo interrogato il generale Zerilli, che è stato il capo indiscusso di Gladio dal 16 dicembre del 1977 al 18 luglio al 14 de, sì, no, dal, è capo di Gladio il 16 dicembre del 77 fino alla fine, che consegna al ministro Ruffini, ministro della difesa, dal 18 settembre del 77 al 14 gennaio 80 la documentazione di Gladio, la sua attrezzatura e la sua organizzazione logistica, che sarà riconsegnata a Inzirilli solamente nel luglio dell'80. Durante il sequestro Moro,
le carte di Gladio non erano presenti nella cassaforte del ministro della difesa italiano. Questo ci fa affermare che c'è stata borsa circolazione di quelle carte, ma non siamo riusciti a dimostrare nulla che ci dica che quelle carte sono state consegnate alle BR per la trattativa di Moro. E tra l'altro, domanda anche, Moro gliene aveva più o meno parlato, cioè dentro. Il problema è se le BR erano in grado di comprendere che cosa era e se alle BR fregasse qualche cosa dell'organizzazione Gladio, perché aveva un grande significato nei poli contrapposti, da Rialta, ma forse non aveva un grande significato per le nostre BR. Questa è una domanda a cui non so dare una risposta. Quindi la circolazione c'è stata, ma non è dimostrato l'entrata nella trattativa. Poi ci dicono che la circolazione è anche il fatto che ci dovrebbe essere documentazione di Gladio riferita nel covo di Via Fracchia. Covo di Via Fracchia, che c'è un balletto di dichiarazioni dei magistrati, mi invito a leggere delle carte, da quella del pubblico ministero Carli alle risposte che dà il procuratore Caselli, ma insomma lì c'era l'archivio delle BR che era posto a carico di Dura. C'è un modo in cui muore Dura, la proprietaria del covo, su cui possiamo fare molte dissertazioni balistiche, ma non rientrano nelle competenze della commissione Moro. Lì forse hanno circolato quelle carte che vengono riferite, ma sicuramente lì chi ci è andato, al di là delle carte su Gladio, ha trovato tutto quello che poteva trovare sulle BR, perché quello era sicuramente il loro punto di tenuta. Ecco, alcune precisazioni. Appunto, lei ha ricordato che durante il periodo del rapimento Moro le carte non sono più presenti al Ministero Ci della Difesa. riferisce Zerilli. Sì, e anche mi sembra è stato anche dichiarato qualche altro generale della Marina, non mi Sì, ricordo adesso. Martini, ma non a Martini. noi perché era già tenuto. Ok. Ma ecco, nella intervista che citavo proprio all'inizio di Giovanni Pellegrino, lui nella intervista proprio, diciamo, fa una dichiarazione abbastanza plateale, dice: quelle carte vengono date alle Brigate Rosse, Io ho verranno grande. ritrovate nel 90. No, se vengono ritrovate c'erano già nel 79, quindi diciamo che non è che ne abbiamo fatti due, se erano gli stessi. Ma io non discuto di questo. Io riesco a provare che ci può essere stata circolazione, prendendo per assoluta verità la mancanza di documenti fino a luglio dell'80, tenendo presente che non abbiamo potuto interrogare il ministro Ruffini perché deceduto, e quello che ci viene riferito. A Via Fracchia i magistrati, discutendo tra loro, andate a vedere il dibattito, che qui non credo sia edificante doverlo approfondire, ma parlano di carte presenti dell'archivio di BR, di chi erano interessati ad averle, quindi al massimo possiamo intuire la circolazione. Poi il presidente Pellegrino, persona di cui io ho grande stima, ha elementi per affermare che sono state date alle Brigate Rosse, non ne prendo atto. Io non avevo né la competenza temporanea né le prove per poterlo dimostrare. E in ogni caso mi domando, la domanda che ho fatto prima, quanto poteva interessare alle BR, quanto poteva interessare ad altro. Ma qui però, dottor Fresi, non possiamo rifare, se no anch'io me lo metto a fare scritture di opinione e poi sperare che nessuno mi smentisca, siccome le prove non ce l'ho. Io ho provato che se è vero quello che ha detto in Zirilli ancora prima Martini, senza riscontro da parte governativa, le carte hanno circolato. Poi nel 90 le vengono rese pubbliche, nel 79 abbiamo interrogato pure quello che stava al carcere di Cuneo, il maresciallo, abbiamo fatto tutto il giro delle carte, però che qualcuno ci dica che c'è stata una trattativa su quelle carte non l'abbiamo scoperto, non l'abbiamo trovato. Quindi io prendo per buono quello che dice il presidente Pellegrino, ma non mi sembra neanche che ci sia stato nella relazione che la commissione strage ha votato, se io non mi ricordo male. Questo non lo saprei dire. No, ecco, dice che le Brigate Rosse non fossero interessate a un argomento del genere. È minimo
Dato che sappiamo che le Brigate Rosse avevano appunto questo network internazionale, la possibilità di scoprire Gladio. Anch'io questo l'ho pensato, ma perché c'era quella bianca, c'era quella rossa, quindi diciamo c'era un florilegio durante la guerra rossa di organizzazioni che si preparavano all'invasione degli uni e degli altri, no? È come il partigiano che ti passa la pistola e dice: oh, questi si sono venduti, mo difendici tu. Ci sta tutto, però una commissione d'inchiesta deve chiudere con le prove. È suggestivo che Zilli dice che lì non c'era e sono tornati a luglio. È suggestivo che dicono che c'era via Fracchia, copia di questo, è suggestivo quello che dice dalla Chiesa. Noi abbiamo ritrovato tutto quello che... Però non abbiamo una sola prova che dice che le BR l'hanno svendute ai servizi di qualche parte o ci hanno fatto una trattativa per liberare Moro. La cosa certa è che nonostante chi dice questo, Moro l'hanno ammazzato lo stesso. Sì, questo è chiaro. Però un aspetto, A mi me che ricordo anche. mi vede detto perché non posso rinnegare un lavoro in cui mi sono violato a fare le interpretazioni, ma ragionare con quello che ho. La circolazione c'è stata, la trattativa non ho elementi. È vero comunque, no? Mi ricordo anche che questo l'avevamo accennato insieme. Le Brigate Rosse, caso Moro, riaprono il rapporto con l'OLP. Beh, logico, perché era venuto meno l'interesse italiano della fonte Damiano, che aveva convinto, come vedete sulle Vagliatti, Abu Sharif, che era il portavoce di Abu Abbas della parte filo-sovietica. I libici li avevamo fatti infiltrare in altri servizi a questa fonte Damiano, che spiegò tanto bene ai palestinesi che le BR erano eterodirette e guidate dalla CIA e dal Mossad, per cui non bisognava averci rapporto. Quando Perché quella poi stagione, perché non si poteva sapere che noi avevamo un'interrelazione stretta. E poi dopo cambiano i rapporti tra i palestinesi e gli italiani, quando c'è il legame tra palestinesi e BR. C'è Cortona, il missile, tutta una serie di altre cose che... Ecco, magari questo mi sembra che sia una cosa che avete proprio appurato voi e forse vale la pena raccontarla. A un certo punto sappiamo che il generale Chiesa, insieme a un giornalista che poi è Mino Percorelli, una notte va nel carcere di Cuneo a parlare con uno dei responsabili del carcere di Cuneo cercando le carte di Morto, morte. noi abbiamo fatto in tempo a interrogarlo perché dopo neanche 20 giorni è morto. Ci racconta, gli spiega, gli dice dove stava questo capo, che non l'avrebbe potuto trovare e tutto. E ci dà con Mino Pecorelli. Suggestivo anche questo. No, direi che è abbastanza importante, no? Decisivo. E voglio dire, sappiamo con certezza che il generale della Chiesa ha dei rapporti abbastanza stretti per fare una cosa del genere con il giornalista Mino Pecorelli, che non a caso sulla sua rivista ci va sempre con delle notizie rispetto al caso Moro, ma anche a tante altre situazioni politiche dell'epoca, sempre in maniera molto parte, diciamo, ambigua, ma anche cogliendo molto nel segno, andando molto al di là di quello che normalmente all'epoca si percepiva o si conosceva. È sicuramente interessante. Abbiamo scoperto noi, ma l'abbiamo messa a verbale, però finisce lì. Cioè, No, diciamo la cosa che si vadano a cercare le carte dentro un carcere, abbastanza anche questo non ma deve descrittivo. leggere la descrizione. Adesso sono pagine e pagine di interrogatorio: come viene trovato, dove sta, che c'è. Poi quel magistrato che va a trovare un altro presidente del consiglio, che poi vede tutte cose, però sono dichiarazioni di uno che dopo un mese muore, dalla Chiesa è morto, Mino Pecorelli è morto, me creda. Noi abbiamo messo tutto, l'abbiamo consegnata alla storia senza segreto, però il riscontro Va andrebbe fatto, fatto, certo. perché questo è quello che ci racconta il maresciallo, che poveraccio è morto di tumore. Cioè, sono pagine intense, però di fronte a qualunque dibattimento, io non conosco Mino Pecorelli e la sua storia, per me sarà un grande giornalista, però le prove
sono tutti morti. Quindi quello ha raccontato senza nessuna controprova. Certo, è qualcosa che noi abbiamo interrogato per ore, mica per un secondo. Poi sappiamo, appunto, io Abbiamo collego. seguito poi anche il filone delle carceri, che mica si ferma lì a Cuneo, eh? Poi va da altre parti, poi uno per essere impicciato troppo viene ammazzato. Insomma, è un capitolo che va interessante. Noi lì siamo andati sul filo del rasoio perché era fuori. Dopo un po' non potevamo indagare, perché noi ci fermiamo il 9 maggio del 78. Ah, e quindi sì, da questo punto di vista purtroppo, diciamo, le indagini sono limitate. E appunto c'è stata una scia di sangue, forse per la ricerca di queste carte, sicuramente per cercare di scoprire qualcosa in più, che appunto ha coinvolto Pecorelli, ha coinvolto il generale Varisco, in qualche modo ha coinvolto il Walter Tobagi, che appunto, come ricordava anche lei, aveva partecipato alla trattativa milanese. E poi ha coinvolto il generale Dalla Chiesa. È vero, il generale Dalla Chiesa è stato ucciso dalla mafia. Però, pare, sappiamo ormai che la mafia, una delle prime cose che fa, o almeno una delle prime cose che accade subito dopo l'uccisione di Dalla Chiesa e della moglie, viene scassinata la cassaforte in prefettura. E qualcuno sostiene che forse Dalla Chiesa aveva della documentazione del caso Moro. Di nuovo, è una suggestione, non possiamo dirlo, però rimane un Guarda, punto. io mi sono fatta, siccome questo esula dal lavoro della Commissione, quindi una mia opinione la posso dire, perché questo è fuori dal lavoro della Commissione. È difficile dire se sono coniugati o no. La cosa che è certa è che il rapimento e l'uccisione di Moro resta centrale in tutte le vicende politico-sociali a cavallo dagli anni 70 e gli anni 80. Questo è un dato. È un dato di fatto. I vari morti hanno tutti una nota. Pecorelli si è occupato anche molto di scandali finanziari, dalla Chiesa ha menato tanto la mafia, Varisco e Tobagi hanno fatto tante altre cose, però è indubbio che la morte di Moro dal giorno dopo non solo disarticola la vita democratica del paese perché si incrina all'architrave della rigenerazione democratica che aveva messo in piedi, ma nasce l'ansia della politica perché il grande mediatore, il grande tenitore della tranquillità e dell'equilibrio di una nuova ricostruzione che sulla fiducia era ripartita per far rinascere per la seconda volta l'Italia, viene meno. E nella sensazione della paura, ognuno guarda in cagnesco l'altro e nella gestione della politica e dei politici. Parte un sistema dei poteri economici, parte un sistema di ricatti che ostacolano vicendevolmente sia la ricerca della verità su Moro che la ricerca delle carte di Moro. Io di questo ne sono convinto. Poi, se era l'oggetto di quelle carte, la paura di quelle carte, poi magari in quelle carte della Chiesa aveva disegnato Topolino, era finito tutto, però è questo il clima in cui tutto ciò avviene. Era tale e tanta la carenza dalla scomparsa di Moro, che il detentore dell'equilibrio della rigenerazione democratica, perché coinvolge il CPC, era l'80% del paese. Con gli ammennicoli arrivavamo a una cosa vera per poter ridare una bussola valoriale al sistema e rifar partire la democrazia in Italia con nuova linfa. Quando questo viene meno, ritornano a galla in ogni partito, dentro il pentapartito, fuori, ritorna alla galla le paure, le ansie, il guardarsi in cagnesco, cioè il potere del ricatto con Moro vigente, aveva perso tanto della propria essenza perché non c'era chi venderlo il ricatto se le due grandi forze politiche avevano capito che bisognava voltare pagina e cambiare libro. Quando Moro scompare, ritornano le antiche paure e i vecchi sistemi, esasperati dalla mancanza del guidatore. E quindi il ricatto, la paura del ricatto interferisce con la ricerca della verità e col valore delle carte di Moro. Questa però è una mia opinione personale, suffragata dal nulla, quindi lo dico perché sennò. Diciamo, da tutta una serie di suggestioni che in questi anni lei ha ricavato. E
Lei prima l'ha citato un attimo, ha parlato del centro del Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse a Firenze. Dato che nella trasmissione di Report è stato addirittura intervistato Giovanni Senzani, di fare un passaggio anche su questa persona. Giovanni Senzani rimane sicuramente una delle figure più efferrate e più, insomma, terribili del quadro pure delle Brigate Rosse, che comunque è un quadro già abbastanza terribile di per sé. Guarda, Diciamo. Senzani, noi l'abbiamo convocato, si è sempre rifiutato di voler parlare dalla commissione, ci ha fatto scrivere al suo avvocato diffidandoci alla vicenda Moro, perché con verità passata in giudicato lui con Moro non c'entra nulla, lui è un'ora X di un giorno X, è entrato nelle BR e è diventato il cattivo delle BR. Prima era tutt'altra cosa. Punto. Noi ci siamo posti, ma senza nessuna prova a carico delle Senzani, il quesito chi poteva interrogare Moro con quella profondità, chi poteva capire i segreti e le cose che diceva Moro, chi poteva fargli le domande giuste, chi era questa entità, ma Senzani, per verità giudiziaria, non c'entra niente con Moro. È cattivo dal giorno dopo. Esatto. Ultimissima domanda, se vuole personale. Sicuramente una delle persone che più ha spinto, ha lavorato e ha lavorato sul caso Moro è il deputato pugliese Gero Grassi. Gero Grassi recentemente ha sostenuto che questo impegno da lui profuso per far conoscere il caso Moro in qualche modo lo abbia anche danneggiato dal punto di vista politico. E devo dire che secondo me lo dice con qualche verità, e credo che stia esagerando. Ecco, a me sembra che nei fatti poi parlare del caso Moro in termini concreti in qualche modo ancora oggi disturbi. Ma io volevo chiederle, proprio per concludere, se lei anche ha una esperienza analoga, se approfondire, parlare del caso Moro può essere in qualche modo un pretesto per sperimentare un certo ostracismo, un certo rigetto all'interno della classe politica. Magari a livello del paese, a livello della gente, no. A livello della classe politica, delle istituzioni, perché ancora, ecco, in fondo è perché ancora tornare su questo? Ma no, basta, dai. Guardi, Gero Grassi è forse il mio migliore amico, quindi parlo di un qualcosa che ho interna nell'ambito della famiglia, in pratica. Quindi so bene le sue sofferenze, le sue ansie. Io credo che occuparsi del caso Moro oggettivamente non porti mai bene nel tozzo della tradizione politica. Io personalmente l'ho affrontato con uno stato d'animo diverso, cioè a me quando mi ha chiesto dai democristiani dispersi, categoria inesistente in Parlamento, però di guidare la Commissione Moro, ho messo nel conto che, visto anche la mia durata di legislature, era per me un onore e un privilegio sospendere l'attività parlamentare, ma questo l'ho deciso nel 2014, così chiariamo pure le vicende con Renzi, non nel 2018. Sospendere la mia attività parlamentare presiedendo la commissione d'inchiesta su Aldo Moro, sapendo che avrei reso un servizio alla storia politica dei cattolici democratici, ma alla storia del paese, guidando la commissione senza pregiudizi ideologici, ma era un contributo alla verità che mi sentivo di dover dare e andava dato. Quindi non avevo aspettative di chissà che cosa e avevo messo nel conto, preannunciandolo, che non mi sarei ricandidato. Io nel 2018 mi sono candidato nel mio collegio perché me l'ha chiesto Renzi, ma un collegio dove la destra perde il 75%, quindi l'ho fatto con spirito di servizio, diventando il sesto collegio per flusso di voti tra destra e sinistra, ma ho concluso lì la mia funzione attiva, perché ritengo che dopo una trentina d'anni di Parlamento, in cui uno ha fatto molte cose, è bene che riscopra un po' di generosità per la politica, cosa che aveva ben chiaro Moro, di fare un passo di lato, ma molto meglio indietro, per favorire chi si deve impegnare in politica a non continuare a farlo. Tanti ci hanno dato la mano, a cominciare dal Presidente della Repubblica, che c'è stato
costantemente vicino a forze dell'ordine, magistrati, inquirenti che ci hanno, credo, aiutato e sostenuto. È un tema così nevralgico per il passato, il presente e il futuro, la vicenda di Moro, perché intreccia quelle tante verità nascoste che non si basano sul... Cioè, noi teniamo presente che gli anni di piombo, l'ha detto lei all'inizio, quella professoressa che si esprime in quella maniera, non è né una violenta né una che mette le bombe, però dall'idea di come in quel momento non era né con lo Stato né con il BR, era no con lo Stato, con tutto quello che questo comportava contro lo Stato e i tanti brigadisti organici, che sono molti di più di quelli che abbiamo trovato, brigadisti di complemento, come dico io, fiancheggiatori, le tante sfumature dell'arcipelago del Partito Armato della sinistra, che poi il processo di Padova ha fatto saltare parare, la cui osmosi con finalità diverse, ma concorrere al capovolgimento dello Stato c'erano, non si sono trovate. E oggi tante persone ancora che contano hanno, secondo me, la preoccupazione di narrare una verità non scomoda, ma di comodo, per il terrore che qualcuno dice: ma tu allora avevi sbagliato, avevi messo il dito nella marmellata. Ecco, credo che questo sia il peso che si porta dietro quello che dice Grassi. Il fastidio che genera non riuscire a capire che la verità meglio conosciuta di quel periodo, come diceva Moro, ci renderebbe veramente tutti più liberi e saremmo tutti con meno legami e meno preoccupazioni, schiavi di scheletri che non sono più manco scheletri, e che se tu te ne liberi viaggi più leggero per tutta la vita. Noi abbiamo provato a fare quello che abbiamo provato, ma senza il concorso di quelli che sanno perché c'erano, non si saprà mai. E il patto del silenzio di pentiti, dissociati e quelli che hanno scritto quel dossier resta ben solido anche oggi. Eh sì, direi di sì. La ringraziamo molto. Queste ultime frasi che lei ha detto mi sembrano molto importanti, perché appunto noi continuiamo a questo caso Moro, perché più a fondo di questo e più capiamo quanto sia stato, sia tuttora per la nostra democrazia. Non è soltanto un cold case, ma è proprio una questione politica di fondo in cui proprio ai raggi X, proprio come la natura della nostra democrazia italiana. Ed è la scomparsa di Moro e la mancata sostituzione di Moro ancora oggi è la causa della fragilità di una democrazia dove vincono le elezioni chi sta a casa e tutti gli altri si contendono un governo che non è autorevole perché dovrebbe essere espressione del 50% più uno di quelli che hanno diritto al voto. Peccato che vota meno del 50%. Esatto. La Grazie. ringraziamo molto. Arrivederci. Adesso noi diamo ancora alcuni avvisi per nuova generazione. Tutte queste registrazioni di tutti i nostri incontri, è possibile reperirli, sono presenti sul nostro canale YouTube Associazione Nuova Generazione. Nei prossimi incontri dell'associazione vi preghiamo di seguire i nostri canali social sui futuri incontri dell'associazione. Per quanto riguarda le iscrizioni e i rinnovi delle iscrizioni all'associazione, sul sito www.associazionenuovageneraziona.it, nella sezione Vuoi sostenerci, si possono trovare tutte le indicazioni per iscriversi all'associazione Nuova Generazione o rinnovare la propria iscrizione. Si trovano anche le indicazioni per effettuare una donazione, con la possibilità di scaricare il 30% dalla propria dichiarazione dei redditi. Infine, segnaliamo anche gli sportelli per il cittadino. Sul sito dell'associazione si possono avere tutte le informazioni sugli sportelli per il cittadino, dove si possono svolgere pratiche di patronato e di avere anche assistenza fiscale. Grazie e arrivederci.